nostro continente muoiono sulle strade oltre 127.000 persone, come se una qualche catastrofe uccidesse l'intera popolazione di una città di medie dimensioni. Il punto però è che si tratta di incidenti e per quanto possiamo attribuire colpe e responsabilità, dobbiamo renderci conto che il pericolo non è rappresentato da strade ed automobili, ma dalle persone che percorrono quelle strade alla guida di quelle automobili. Secondo la Treccani, l'incidente è un avvenimento inatteso, per lo più con effetti dannosi, che interrompe il corso regolare di un'azione. Un incidente non è prevedibile. Certo, con l'uso di droghe e alcol possiamo renderlo più probabile, ma resta comunque imprevedibile. Questo libro però non parla di colpe o incidenti, ma di perdite, di come tutto possa cambiare in un solo istante, come un incidente possa creare un vuoto, un'assenza. Ogni istante viene dalla morte trasformato in un vuoto, un qualcosa che prima c'era ed ora non c'è più, improvvisamente. Ma per quanto la morte possa provocare una mancanza, scatena immediatamente un ricordo. L'amore che prima provavamo per chi ci ha lasciato non scompare con lui. Si modifica, cambia aspetto, ma persiste. La memoria si rafforza, alimentiamo il nostro amore con i ricordi più cari che serviamo dentro di noi. Purtroppo l'uomo non è perfetto. Sbaglia, commette grandi errori che provocano dolorose conseguenze. In queste pagine Serena racconta le conseguenze di errori umani, il dolore che nasce e l'amore che persiste. Perché scrive un libro? Scrive un libro per mantenere vivo il ricordo. Questo libro serve a tenere vivo il ricordo, ma serve anche a farci capire che quando andiamo per la strada, in macchina, in moto, io dirò molto in moto, in bicicletta, dobbiamo stare più attenti, arrivare qualche minuto dopo non dà nessun fastidio. Non muore nessuno se arriviamo qualche minuto prima, può morire qualcuno qualche minuto dopo, può morire qualcuno se vogliamo arrivare prima. Perché questo libro? Questo libro ha un progetto lungo alle spalle, nel senso che mia sorella è deceduta il 29 aprile 1998, come ricordava Paolo, a Cesena, in un incidente diciamo, particolare, se si può usare questo termine. E da allora io sono stata catapultata in questo mondo che non conoscevo, perché avevo 22 anni, sentivi per telegiornale questi avvenimenti di solito nelle strade di sabato sera e mai pensavo che una cosa del genere potesse capitare a casa trovata, a fare i conti con questa nuova vita, come dico anche nel libro. E assieme ai miei genitori ho intrapreso un cammino nuovo, loro hanno poi fondato l'associazione italiana familiare della strada poi europea e lì io ho conosciuto tante persone, tanti genitori e tutti loro avevano tutti la prima volta anche dopo la necessità e la voglia di raccontare non solo il momento dell'incidente ma anche proprio la persona, cioè questo desiderio, questo bisogno di continuare a mantenere la memoria di chi non c'era più attraverso i discorsi e soprattutto in molti di questi racconti venivano sempre fuori degli episodi particolari avvenuti in particolar modo nell'ultimo giorno trascorso con quella persona. Finché ho iniziato a avere il pensiero di metterli insieme e di fare un libro. È tutto partito come penso poi partano anche altri casualmente. Devo dire che è stato anche un discorso egoistico perché la scrittura mi ha molto aiutata e quando un amico scrittore, Mauro Coruzzi, detto in altre veste Platinette, che esula poco, conoscevo per altri motivi, mi disse, mi conobbe, mi disse no, scrivi perché la scrittura è terapeutica, ti aiuta, io non ci credevo, invece gli ho dovuto dare ragione. Ho fatto fatica a trovare un editore che fosse interessato al progetto. Poi ho incontrato questo giovane ragazzo di Sarsina, Francesco Giubilei, che ha dato vita a questa casa editrice Storiche Edizioni e lui ci ha creduto, anzi io non ero neanche molto convinta quando gliel'avevo sottoposto e quindi da lì è cominciata la mia, il mio girare per l'Italia a raccogliere altre storie e da lì sono nate queste 24 storie.
tutte diverse, tutte particolari e tutte che nascono fondamentalmente da tre domande. E le domande sono sempre state le stesse. L'ultimo giorno trascorso con la persona che hanno perso, com'era questa persona e un ricordo particolare che volevano condividere. E ogni storia si sviluppa da queste tre domande in maniera ovviamente del tutto diversa. Parlare di una persona morta, ci ha lasciato, aiuta a vivere. E molto spesso, è capitato anche a me, non ho mai avuto per fortuna parenti morti in incidente stradale, perché i genitori non ci sono più, e mi sono accorto che il vuoto che ci lasciano ci aiuta a vederli sotto una luce diversa. Questo libro serve proprio a chi è rimasto vuoto, alle famiglie, agli amici, ai parenti. Quello che ci parla è vero, ma è che soprattutto il libro serva a chi non ha avuto un caro o una persona amata persa in un incidente stradale. Avrei piacere che circolasse e non restasse chiuso nell'ambito delle associazioni, dei familiari, delle vittime, proprio perché abbia uno scopo preventivo, ripensa quello che ha letto e alza il piede dall'acceleratore. Questo diciamo sarebbe il mio, come dire, più grande desiderio. Poi oltre al fatto che ho piacere che queste storie continuino a circolare anche per dare una soddisfazione a chi va per l'intervista. Poter scrivere mi ha aiutato, come dire, a mettere via un po' la rabbia. Mi ha aiutato perché ho pianto tanto quando ho scritto questo libro e ho elaborato tanto, perché ci sono storie, per esempio, che ho scritto di getto, come quella di Anthony oppure come quella della Roberta. Ci sono storie che ci ho messo mesi a scrivere. Anno è morto Pirini, Pietro, ragazzino di 12 anni, che faccio con la bicicletta. Insomma, la nostra storia è piena e costellata. Allora la domanda è: ci dobbiamo soffermare sempre a pensare esclusivamente a quello che ci può capitare? Questa è la domanda che faccio a te. Oppure dobbiamo comunque continuare a vivere e aiutando chi è rimasto su questa terra? Questa associazione, per esempio, nasce proprio sul ricordo della ragazza, perché Francesca Fontana è una ragazza di 19 anni, anzi 20 anni, appena compiuto il giorno dopo si è lasciato, non è morta in centro stradale, è morta per una leucemia, eccetera, ed è un'associazione che, proprio perché nasce sulla storia di una ragazza, nel suo statuto, già tra le cose che facciamo, quella di, della memoria e del ricordo, perché è vero quello che diceva Paolo. Il ricordo è fondamentale e il ricordo lo puoi mantenere se tu continui a tenere viva la persona. E quindi volevo anche così colgo l'occasione per ringraziarti anche Paolo per questa opportunità. È chiaro che è sempre un grande confronto, è una sfida tutti i giorni, quotidiana. E ovviamente è apprezzabile l'impegno di un ragazzo come te che, essendo stato toccato da me con tua sorella, ha cercato di far vivere, perché ovviamente i ragazzi e tutte le persone che hai intervistato, tutti quelli che avranno l'occasione di leggere il libro, avranno un pezzettino della storia. E senza questo libro, quelle piccole storie, anche se sono piccole, non ci sarebbero. Ecco, perché secondo me già questo è un segno di gratitudine per chi non pensa solo per sé, ma pensa anche per gli altri, soprattutto per quelli che non ci sono più. Grazie, scusa. Chiediamo in questo bellissimo disegno, che è un ritorno toccato a mano da Luciano Medi, e che vediamo veramente con una gran passione, amicizia, e inclusi come insieme a noi anche la consulta dello sport, che ha già fatto il calendario 2016-2017, facciamo, vediamo anche il calendario.